Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri finalmente è uscita la tanto chiacchierata evoluzione a tema Stelle del Futuro per quanto riguarda stavolta il ruolo dei centrocampisti, che quindi va a completare tutto quanto il reparto che abbiamo visto fino ad ora. Erano usciti gli attaccanti, erano usciti i difensori, mancavano all'appello solo i mediocampisti. Quindi oggi ci andiamo a vedere quali sono secondo me i migliori, anche se vi preannuncio che questa Evo un po' mi ha fatto storcere il naso. Partiamo come al solito dall'analisi della nostra evoluzione. Si tratta di un'evoluzione completamente gratuita, i cui giocatori eleggibili ovviamente sono quelli che escono dal pacchetto che ci viene consegnato alle 19 del venerdì direttamente da EA Sports. Ma qualora avessimo dei dubbi, devono essere giocatori la cui rarità non è un'evoluzione in corso base o future star, playstyle base massimo 9, plus nessuno, velocità massimo 86, dribbling massimo 84, passaggio invece minimo 79. Gli upgrade che andiamo a conferire ai nostri centrocampisti sono notevoli perché guadagnano più uno di piede debole, playstyle base del first touch, ovvero la calamita, plus invece del tiki taka e dell'intercetto, quindi perfetto. Overall più 7, velocità più 6, fisico più 5, dribbling più 6, reattività più 5 come il passaggio, tiro invece addirittura più 8, difesa e freddezza più 5. Ovviamente poi la rarità è quella della Future Stars, per cui la carta che noi andiamo a inserire in squadra dopo l'evoluzione avrà in automatico 3 d'intesa e invece il link che darà ai suoi compagni sarà quello di una normale carta oro, quindi linkerà per nazionalità, per squadra e per campionato di appartenenza, non come Icon e Hero che invece danno dei boost anche a giocatori che c'entrano poco con loro. Andiamo a vedere quali sono però i giocatori che si possono evolvere, perché è un pool limitato, si tratta di 10 giocatori. Il primo è Unai, poi abbiamo Ilic, Saibari, Adli, Stein, Almada, Mariana, Cerro, Skip, Loman e Ugarte. E all'interno di questa evoluzione, secondo me, le top pick sono 3-4 con una piccola chicchetta, se vogliamo, però 3 giocatori sono i migliori in assoluto. E partiamo col primo. Sto parlando di Azzedine Unai, centrocampista marocchino del Marsiglia. Stavolta marocchino davvero, non come Richardson che c'è stato un attimo di defiance da parte degli amici di EA Sports. Parte da 3 skill 4 piede debole, ma diventa ovviamente 3 skill e 5 di piede debole, che per un centrocampista è ottimo. Ma la cosa ancora migliore per un centrocampista è il suo work rate, perché è alto alto, quindi perfetto. L'upgrade si sente perché è consistente, prende 84 di velocità, 81 tiro, 89 passaggio, 91 dribbling, 80 difesa e 82 di fisico. Il giocatore in questione poi è 1,82 m, quindi massiccio in game. Oltre ai playstyle derivanti da quello che è il percorso evolutivo, ha anche già il tecnico e il passaggio filtrante base, che comunque tornano molto comodo per un centrocampista con queste caratteristiche. Accelerazione 84 e velocità a scatto 84, ottima la potenza tiro 94, pecca un po' però in tiro da fuori e finalizzazione, passaggi allucinanti 99 il corto e 95 il lungo. 88 di agilità con 93 di reactions, nonostante l'80 di equilibrio, sono dei parametri notevoli per una carta comunque di 1,82 m. Statistiche difensive che sono ottime per quanto riguarda intercetto e contrasto in piedi, pecca un po' la lettura difensiva con quel 79 che vedete è al peletto con quel parametro verde chiaro che non è che mi faccia impazzire, stamina invece abbiamo 99, forza 77, aggressività 75. Motivo per il quale io a questo giocatore applicherei come stile d'intesa una bella ancoretta, proprio per boostare forza e aggressività, che sono un po' punti carenti di questa carta qui. Inoltre, un altro elemento che ovviamente mi viene da citare è che questa carta io la giocherei sia magari CC in un 4-4-2, ma con uno più difensivo di fianco, ma soprattutto CC in un 4-3-2-1 con licenza di poter esprimere anche la sua qualità in fase di impostazione, quindi il classico centrocampista sbloccato del 4-3-2-1. Quindi lui promossissimo, ma ovviamente devo promuovere anche il suo compagno di merende, che è Manuel Ugarte. Perché il suo compagno di merende? Perché anche lui è un centrocampista che milita in Ligue 1, stavolta uruguaio del PSG. Prende la quarta skill di piede debole, alto alto il work rate e fa il centrocampista. 82 la velocità acquisita, 73 di tiro, 89 passaggio, 86 di dribbling, 87 di difesa e 86 di fisico. Giocatore che è meno rapido rispetto a Unai, a livello di tiro è messo peggio perché cala anche quella che è la potenza tiro, però a passaggi siamo sugli stessi livelli, 97 di corto e 96 di lungo.
con 77 di agilità, 76 di equilibrio e 91 di reactions, essendo comunque un giocatore un po' più difensivo, siamo comunque sui ottimi parametri. Addirittura abbiamo 96 di freddezza e poi le statistiche difensive sono over the top, perché abbiamo 94 di intercetto, 89 di lettura, 93 di contrasto in piedi, 88 di scivolata. E poi a chiudere abbiamo anche un'ottima 89 di resistenza e 82 di forza con ben 94 di aggressività. Come playstyle già di suo c'ha il mastino e la scivolata, che quindi contribuiscono a creare un pacchetto difensivo completo per questo Manuel Ugarte, che a mio modestissimo modo di vedere fa benissimo il centrocampista più difensivo. Quindi sia in un 4-4-2 con uno più tecnico, che può essere anche lo stesso Unai, ma anche come perno centrale in un 4-3-2-1, in un 4-5-1, anche lui è un bel Marcantonio di 1,82 m, quindi lo sentite, lo vedete in mezzo al campo. E perché no, magari potrebbe costituire proprio con lo stesso Unai una coppia tutta Ligue 1, qualora abbiate bisogno di giocatori che tra di loro comunque hanno un minimo di intesa da dare al resto della squadra. Quindi promossissimi loro due, che piazzo diciamo in cima a quelle che sono le mie preferenze all'interno di questa Evo. Però un altro giocatore ovviamente che vi devo citare è Yassine Adli, perché rimaniamo un po' in clima francese, visto che il centrocampista francese milita ormai da qualche anno nel nostro campionato al Milan, però ovviamente rimane all'ombra della Tour Eiffel, di Paris, della brioche, del croissant, quando ovviamente parliamo della sua nazionalità. Bene, tolta questa digressione, parliamo di un giocatore che ha come work rate alto normale, 3 skill e 4 piede debole. Ovviamente anche in questo caso gli upgrade sono consistenti, perché abbiamo 89 di velocità, 85 tiro, 89 passaggio, 89 di dribbling, 81 di difesa e 82 di fisico. Andiamo a vedere nel dettaglio la carta. Abbiamo un giocatore che di suo aveva già il tecnico di base a livello di playstyle, è il più veloce di quelli che abbiamo visto in precedenza. 96 la potenza tiro, 92 il tiro da fuori, pecca solo leggermente in finalizzazione. Qui le statistiche di passaggio sono tutte quante top, meno il passaggio corto e lungo rispetto ai due precedenti, però ha anche un ottimo effetto, un'ottima visione, ottimo cross, insomma, a livello di passaggi c'ha tutte quante le stats molto alte. 81 di agilità, 83 di equilibrio e 93 di reactions, reattività, anche qui sono degli ottimi attributi, al quale si va ad aggiungere anche un bel 93 di freddezza. Statistiche difensive che comunque non sono malvagie, perché abbiamo un 83 di intercetto, un 80 di mentalità difensiva e un 83 di contrasto in piedi, che comunque per un centrocampista fa sempre comodo. In più abbiamo 81 di forza, 79 di aggressività e 85 di stamina, motivo per il quale anche per questo Adli io ci vedo bene una bella ancoretta. Boostiamo un po' la forza, un po' l'aggressività, un po' le stats difensive, per cui diamo un po' tutto, diamo un pizzichino anche di velocità, e questo è un centrocampista anche in questo caso che può fare benissimo la mezzala in un 4-3-2-1, il CC un po' più box to box nel 4-4-2, però so sicuramente che tra di voi appunto c'era qualcuno che l'aveva attenzionato questo Adli, perché essendo del nostro campionato fa sempre piacere, no, quando i nostri giocatori ricevono delle versioni speciali. Quindi diciamo che, considerando che questo Adli io so che vi solletica un po' il palato, io sceglierei uno tra lui e Unai, perché praticamente sono simili, se vogliamo, sono entrambi molto tecnici e meno difensivi. E poi, per ridere, vi sbloccherei comunque quell'Ugarte lì, perché per come la vedo io può tornare molto comodo da centrocampista un po' più difensivo, ma comunque con ottima qualità nei piedi. Anche per questo video è tutto, ragazzi. Fatemi sapere come al solito nei commenti quale di queste evoluzioni avete scelto e perché, o se ne avete scelta qualche un'altra rispetto a quelle che vi ho fatto vedere io nel video. Come al solito vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, vi aspetto lì e vi auguro una buona giornata, un saluto da Vossi Berroschi e a presto.